Ciao, benvenuti tutti in camper. Dai, salite tutti in camper. Oggi faremo un altro piccolo lavoretto, ma molto semplice, quindi spero che sia molto semplice. Quando dico sempre è molto semplice e quando ci passo tantissime ore. Come nel video che avevamo fatto prima, non so se vi ricordate il video delle prese USB, che abbiamo installato le USB, abbiamo rismontato di nuovo la lineetta roba varia perché sono intenzionato di mettere una presa 220 un po' più comoda, non perché qui non è che no, perché questa qua è comoda, perché per quanto sia è comoda quello che abbiamo, però ne vorrei mettere proprio una ciabatta che se ci fermiamo sulla via sosta e abbiamo la corrente a 220 possiamo attaccarci sia, che ne so, per esempio il computer e un'altra cosina. E quindi che ho fatto stamattina per non perdere tempo? Andiamo a vedere cosa ho fatto. Allora, questa mattina, per non perdere tempo, dato che abbiamo una mattinata un po' libera, già mi sono perso. Ah, eccola qui. Allora, che ho fatto? Qui abbiamo noi la presa 220. Questa è la presa 220. Questa invece è la presa dell'inverter, come abbiamo fatto vedere l'altra volta che ce l'abbiamo da 1500 watt. Io che ho fatto dalla presa della corrente proprio diretta che va lì, che attacca poi al bocchettone esterno, ho passato un cavo, eccolo qui, e questa è la presa 220 che voglio portare laggiù in fondo, farla uscire qui dietro, farlo passare dietro lì il filo per poi portarlo su. Adesso devo vedere come posso fare per poter mettere la presa qui, la ciabatta, per poter mettere la ciabatta qui. Mi piacerebbe mettere la ciabatta qui, almeno ce l'ho tutta qui e posso attaccarci ciò che voglio a 220 e non dà fastidio. Quindi andiamo ad armarci del nostro trapanino, che sarebbe questo qua. Facciamo un buco sotto la lineetta come abbiamo fatto per il buco per far passare il cavo per le prese USB, e poi cercheremo di portarci su sto cavo e vediamo un po' come poterlo realizzare. Bene, ok, facciamo questo lavoretto, ci sentiamo fra qualche istante intanto. Eccomi, adesso stiamo mettendo il filo qui. Cerchiamo di metterli bene perché qui dentro poi ci va tutti i detersivi e quindi dobbiamo sigillare bene per l'acqua, per tutto, perché no, altrimenti succede il casino. Ok, e adesso mettiamo questi tasselli qui che tiene il filo e lo facciamo passare qui sotto e facciamo il buco lì sopra quello e portiamo il filo dall'altra parte di là. Vamos, vamos. Bene, anche qui abbiamo terminato. Adesso siamo riusciti a smontare questa parte in legno, eccola qui per terra. E passeremo il filo lì, faremo salire qui e qui attaccheremo poi la nostra ciabatta, che è la parte più comoda. Bene, allora andiamoci sotto e finiamo sto lavoro perché qua, ragazzi, se il nostro camper, guarda, è un casino della miseria anche stamattina.
posto, anche qui è andata. Adesso sistemiamo un po' tutto quanto qua. Ok, ragazzi, abbiamo finito finalmente di sistemare anche la presa 220 all'interno del nostro Gulliver. Poi, quando avremo tempo, primavera, metteremo anche una presa 220 all'interno del garage e metteremo anche una presa USB là. Comunque adesso per l'interno qui è perfetto. Abbiamo messo la presa qui, l'abbiamo fatta passare qui, abbiamo messo i cosini che tengono il filo, quindi perfetto. Poi qua metteremo la nostra ciabatta. Tu che ne pensi, Vittorio? Che ne pensi? E qui abbiamo tutto sistemato. Ecco qua, bello preciso, abbiamo pulito, quindi meglio di così. Meglio di così non si può fare. Bene, se questo breve video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi sul canale, commentate, datemi qualche idea per aggiungere altre cose al nostro Gulliver e che vi posso dire? Buon viaggio a tutti. Ciao, al prossimo video. Ciao a tutti.